Il Casavatore prova ad espugnare il Fortino Amico dopo due vittorie in trasferta e una sconfitta interna, ma di fronte a un Miseria e Nobiltà costruito con grande oculatezza dai dirigenti e in grado di poter fare un campionato da protagonista. Il primo tentativo è di Crisci sul fondo, Guerra risponde a Verdicchio e poi è splendido l'assist di tacco di Dell'Aquila a Mancini che alla 14esima dopo un momento scialbo della gara porta il Casavatore in vantaggio. Ci prova lo stesso numero 3 dei padroni di casa, Di Vico è attento tra i pali, piazzata malissimo la difesa del Casavatore su questa punizione per Puttani. Un gioco da ragazzi, fare l'1-1 al 21esimo. Dopo questo tiro che si stampa sul palo ci pensa il bomber russo al 23esimo a riportare davanti i ragazzi di Crisci e Martino con un diagonale di sinistro. Ancora un tempo di sopraggiunto per sera per questo sinistro di Verdicchio da posizione defilatissima che sorprende un colpevole Guerra sul primo palo al minuto 25. Fa tutto benissimo D'Angelo, ma Guerra si riscatta mettendo la sfera in angolo e poi sono vibranti le proteste della Miseria e Nobiltà per questo calcio di rigore concesso alla Casavatore, ma il nostro replay evidenzia come Riso tocchi il pallone con un braccio dopo un rimpallo sul polpaccio e ci sembra che gli estremi del calcio di rigore siano fondati. Russo spiazza Di Vico e fa 3-2 proprio allo scadere della comunicazione. Miracolo di Di Vico sulla conclusione di Dell'Aquila, traversa colpita da Telemaco e ancora un palo colpito da Dell'Aquila per un Casavatore che reclina sulla mala sorte, ma il Miseria e Nobiltà risponde con un legno timbrato da D'Angelo a Guerra battuta e guardate che ingenuità dei locali ancora su questa punizione. Mancini parlotta con l'arbitro, l'Oasis calcia una sventola che sorprende Guerra e al 40esimo fa 3-3. Bravo Di Vico sulla botta di Telemaco, Verdicchio trova solo l'esterno della rete da ottima posizione, ci vuole un eccellente Di Vico ancora a fermare il triplice tentativo del Casavatore, ma al 22esimo l'Oasis sbaglia la chiusura nel calcio d'angolo e perde l'Aquila, è un gioco da ragazzi, firmare a porta vuota il gol del 4-3. Neanche il tempo di esultare che il veterano fuori classe Lepanto trova subito la rete del 4 pari facendosi perdonare l'errore precedente. Finale incredibile, Di Vico salva su Dell'Aquila e sull'altra sponda questa azione nata dai piedi di Tufano viene conclusa dall'intramontabile l'Oasis che allo scadere fa esplodere di gioia i tifosi della Miseria e Nobiltà con la rete del sorpasso ospite e dopo questo calcio di punizione di Telemaco sulla barriera lo stesso numero 11 a terra d'angelo in area e l'Oasis corona la sua splendida prova con un poker di reti fissando il punteggio sul 4-6. Il Casavatore resta una miseria in casa per gli ospiti è giorno di nobiltà. Quando si gioca da squadra tutti per la squadra va bene tutto, quando invece si gioca per ognuno per se stesso non va bene niente. Sono problemi che deve risolvere il mister sicuramente, un certo. E per la concentrazione che manca, sicuramente in casa diamo qualcosa in meno, a differenza degli altri anni che in casa eravamo una squadra fortissima, in casa quest'anno non siamo riusciti a dare proprio niente, senza voler togliere merito a strategia della sua squadra, ma Taloni che ci ha creduto, si è comportata fino all'ultimo, perché hanno fatto niente di eclatante, ma l'esperienza di l'Oasis e qualcun altro, le partenze, è stata in grado di fare quello che noi non siamo stati in grado di fare. Non so cosa dire, sull'arbitraggio ci passa un velo pietoso su perché ci sono le immagini, alla fine vedremo se qualcuno ha la voglia di andare a contare i minuti di recupero che ha dato, quanto tempo è stata ferma la partita, penso che ha dato 2 minuti di recupero, quando è stata ferma secondo me 7-8 minuti, tanto devono capire che questa è una baracca che va avanti fino a fine anno, non va via nessuno a dicembre, perciò torno a ripetere, cercassero di portarla su altrimenti rimangono tutti quanti fregati, stanno a casa loro. E io mi continuo a fare il campionato con 7-8 ragazzini, non è un problema. Dovevamo vincere anche perché comunque il mister ha lavorato molto in settimana. Questo ringraziamento va soprattutto alla società e a tutti i miei compagni. Oggi veramente abbiamo fatto una grande partita, come ho detto prima. Poi il secondo tempo è uscito il carattere della squadra e siamo contenti di questo risultato.